Rossi, cosa succede quando i sogni si avverano? Sono sensazioni che fanno piacere, insomma, belle sensazioni, un gruppo di gente importante, ti ritrovi dentro a questo gruppo un po' da spalla, però è una bella sensazione. C'è qualcuno tra i tifosi che ha detto, dice, ma Davids, e allora uno ha risposto, dice, ma è quello biondo che sta correndo, è così. No, proprio non c'entra proprio niente. Io provo a rimanere più possibile attaccato a questo gruppo, anche con il mio ruolo, che è un ruolo marginale, però a me va bene così. Poi Davids è un altro discorso, altri giocatori, altri valori, insomma, altri pianeti. Senti, ma tu che sei giovane, che quindi ti stai affacciando soltanto adesso, non hai visto che c'è troppa banalità nelle interviste, nelle cose, anche perché probabilmente voi siete costretti a farla, nel senso che come dite qualche cosina poi viene amplificata al massimo. Tu lo provi questo? Sì, un po' uno ha anche paura a dire cose troppo eclatanti al giornale, in televisione, perché poi può succedere anche che ne riportano altre in maniera diversa. Perciò uno rimane sempre sulla stessa linea d'onda per quanto riguarda le dichiarazioni. Poi le sensazioni personali sono ognuna differenti dall'altra. Ma per te nel calcio quanto si gioca in quei 90 minuti e quanto nel resto? No, io penso che poi alla fine quello che giochi in campo è quello che ti guadagni, quello che perdi e quello che vinci. Non c'è. Sì, gira molto intorno al calcio, al di fuori, giornali, televisioni e via dicendo, però insomma, poi alla fine quello che conta è il campo. Va bene, noi facciamo la signora in giallorosso. Un saluto ai tifosi della signora in giallorosso, ce lo fai? Sì, un saluto a tutti quanti, a tutti i tifosi della Roma e a tutti i tifosi della signora in giallorosso. Rossi, cosa succede quando i sogni si avverano? Sono sensazioni che fanno piacere, insomma, belle sensazioni, un gruppo di gente importante, ti ritrovi dentro a questo gruppo un po' da spalla, però è una bella sensazione. C'è qualcuno tra i tifosi che ha detto, dice, ma Davide. Davids è un altro discorso, altri giocatori, altri valori, insomma, altri pianeti. Senti, ma tu che sei giovane, che quindi ti stai affacciando soltanto adesso, non hai visto che c'è troppa banalità nelle interviste, nelle cose, anche perché probabilmente voi siete costretti a farla, nel senso che come dite qualcosa. Per quanto riguarda le dichiarazioni, poi le sensazioni personali sono ognuna differenti dall'altra. Ma per te nel calcio quanto si gioca in quei 90 minuti e quanto nel resto? No, io penso che poi alla fine quello che giochi in campo è quello che ti guadagni, quello che perdi e quello che vinci. Non c'è. Qualche cosina poi viene amplificata al massimo. Tu lo provi questo? Sì, un po' uno ha anche paura a dire cose troppo eclatanti al giornale, in televisione, perché poi può succedere anche che ne riportano altre in maniera diversa. Perciò uno rimane sempre sulla stessa linea d'onda. E allora uno ha risposto, dice, ma è quello biondo che sta correndo, è così. No, proprio non c'entra proprio niente. Io provo a rimanere più possibile attaccato a questo gruppo, anche con il mio ruolo, che è un ruolo marginale, però a me va bene così. Poi Davids